bentrovati a tutti qua sul mio canale YouTube. Come vedete sono nell'aeroporto di Bologna, in partenza, e questa volta vado in Cina. Vado in Cina per lavoro, non so nemmeno se pubblicherò effettivamente questo video su YouTube, e quindi non vi farò un diario giornaliero, anche perché siamo in Cina, ma vi farò magari un mega video riassuntivo in qualche puntata, vedremo poi. Intanto si parte per Amsterdam. Siamo arrivati ad Amsterdam in perfetto orario, quello alle mie spalle è l'aereo 787 che dobbiamo prendere tra poco per andare a Chengdu in Cina. E solo una tappa perché dopo ci dobbiamo spostare con un volo interno, speriamo bene. Siamo finalmente usciti dal controllo doganale di Chengdu, lo vedete alle mie spalle il Terminal 1. Stiamo andando al Terminal 2 che è 800 metri, bisogna fare un giro fuori o altrimenti c'è una navetta shuttle. Oggi abbiamo tempo, quindi prendiamo coi piedi, non neanche prendere coi piedi. Vi faccio una breve panoramica di quello che vedo dalla mia stanza di hotel al 17° piano. C'è un bel traffico sotto e siamo quasi in centro. Come potete vedere è una stanza molto ampia, fin troppo, infatti ci staremo qua soltanto due sere perché l'altro hotel in posizione migliore per andare a lavorare. Buongiorno, nell'alba di questo terzo giorno dove lascerò questa bellissima stanza al 17° piano di questo hotel. Come avete visto c'è già questa nube plumbea di schifezze nell'aria. Me l'aspettavo anche peggio a dire il vero, invece qua è grasso che cola, ma mi stavo domandando quanto fosse diversa dalla nostra in Emilia Romagna. Stendiamo un velo pietoso. Oggi, come ho detto, cambio hotel perché ne abbiamo uno più vicino a dove si lavora, non si deve fare un'ora di macchina tutte le mattine, quindi ci possiamo svegliare un pelo più tardi. E non fa schifo, in effetti. Siamo molto più lontani dal centro, quindi mi sa che non ve lo faccio più vedere, il centro di Changsha, non lo so, vedremo. Questa è l'accoglienza nel nuovo hotel dove siamo, potete vedere questi robottoni cinesi. Abbiamo appena mangiato, faremo due passi. Questa è la vista dal nostro nuovo hotel. Abbiamo imparato che quello vecchio, potete vedere anche la luce molto molesta di quella casa, casermone, non lo so, sono tutte fatte uguali. Abbiamo anche imparato che, intanto ho acceso la luce per farvi vedere la nuova stanza, che il vecchio hotel era una delle catene più costose della Cina, ma praticamente non c'era altro spazio, si vede, e ci hanno fatto alloggiare lì. Anche questo comunque non è male, potete vedere il bagno con anche la doccia molto ampia, quindi comunque un bel bagno, ecco. E una bella stanza con una bella vista. Sì, siamo già arrivati a sera. Questa è la nuova stanza dove mi hanno messo, con, come potete vedere, un guardaroba molto più grande, anzi proprio una stanza guardaroba, è un king size. Mi hanno spostato, mentre io ve la faccio vedere, per un semplice motivo: non andava il riscaldamento, non che ce ne fosse tantissimo bisogno. Non c'era la cassaforte e c'erano altre due o tre cosine che non andavano benissimo nell'altra stanza. Gliel'ho fatta notare e senza fare una piega mi hanno subito cambiato la stanza. Faccio vedere un minimo di vista, tutta zona industriale, però comunque diciamo che merita, ecco. Tra poco andremo a mangiare in centro, giusto perché sono arrivati degli altri nostri colleghi. Questa sera, dopo una giornata di lavoro abbastanza
pesante perché abbiamo dovuto sballottare della roba. Vedete tutto il centro illuminato, stiamo dirigendo ancora più al centro a cercare un posto dove mangiare, ma potete vedere anche la casa con le inferriate davanti. Uno dei grandi ossimori della Cina è... ecco, di venerdì sera il centro! Il centro di Changsha! Allora, stiamo camminando per una via cinese all'interno di Changsha, molto caratteristica, e ci stiamo appunto chiedendo se sia un fake, reale o ricreata, non lo so, dite voi. Ci sono mattonelle. Sì, ci sono mattonelle buttate, boh, vabbè, sembra molto rifatto, molto una cinesata, come diremmo noi appunto, per i locali. E mi sono dimenticato di dire o di far notare che tutti gli scooter qua in Cina sono elettrici. È un passo avanti, diciamolo. Siamo in una via dietro il nostro hotel. Quello che vedete lì è un internet caffè o un gaming caffè. Anche se la cuffia non c'è per niente freddo, oggi a lavorare si lavorava in magliettina a mezze maniche nel piazzale, quindi molto tranquillo. Potete vedere delle vie molto caratteristiche qua, proprio di periferia, perché siamo in periferia. Mi sto guardando un po' attorno perché non vorrei mai che ci fossero dei problemi, ma sembra tutto molto tranquillo, tutto molto caratteristico. Anche c'è una densità incredibile di negozietti che ricorda molto il Giappone, con i vari Lawson, 7-Eleven e via dicendo, vendono tutti più o meno le stesse cose. E sì, è carino, si fa due passi, tutta un'altra atmosfera. Adesso siamo in una zona residenziale, in un incrocio abbastanza grande, e potete vedere tutto là in fondo, là nell'angolo dovrebbe esserci un centro commerciale, e come potete vedere sono tutti palazzi, alcuni ancora da finire, e ci sono anche tante videocamere. Bene. Alle mie spalle potete vedere i palazzi ancora in costruzione, sono gli ascensori e le gru che stanno funzionando. Come potete vedere c'è anche il muro anti-umarell, perché qui ci costruiscono direttamente i muri in modo che la gente non vada a rompere i coglioni. I balli di gruppo cinesi sono un po' ovunque. Sono le 10 passate di sera, siamo in una via secondaria, sembra veramente Blade Runner, anche perché sta spiovvigginando. Vediamo se riuscite a vedere bene, la strada è rotta, le inferriate alle finestre, siamo messi così. Questo è il futuro alla Blade Runner, ora in Cina. Finalmente sono riuscito a entrare in questo supermercato. È giorno, sono le vie che faccio di solito. C'era lo sparacqua, incredibile. Sono le vie che faccio ogni sera con gli amici e i colleghi, e stamattina invece mi bevo una Red Bull. Queste sono le vie alla Blade Runner durante il giorno. Notate, tutto elettrico, eh?
un garage sotto un palazzo di 20-30 piani e un lavaggio auto. Siamo in Cina, ci sono tante attività strane, anche meccanici sotto i palazzi e... è strano, vedete anche le videocamere alle mie spalle, sono in questi quartieri, sono abbastanza ovunque, c'è proprio la sensazione del Grande Fratello. Girettino serale, una delle ultime sere, vedete tutte le insegne luminose delle vie vicino all'hotel, c'è un po' di trambusto. Questa sera siamo tornati al Beer Museum, come potete vedere questa è la parte esterna, alle mie spalle la piazza principale, vedete ancora tutti i cartelloni illuminati, qua c'è tutto il museo delle birre internazionali, non costa tantissimo, alla fine costa meno di alcune birrerie nostrane e qui, questo qui che vedete, è il piadinaro locale, quello cinese, non so bene che cosa venda a dire la verità, ma è cibo, è commestibile e... forse lo proverò, forse no, non lo so. In France the same. No, France not the same. Yeah. No. In Italy piadina, not this. Allora, come avete potuto vedere, non si può non venire in Cina e non mangiare in strada praticamente, davanti alla sede dell'azienda dove stiamo lavorando. E se sopravvivo dovrebbe essere buono. Questa sera abbiamo esagerato, siamo andati in un locale vicino all'hotel e ho ordinato cose a caso in cinese, vedete due nostre belle facce sorridenti, non sapremo cosa abbiamo mangiato, ci sta cercando di tradurle e ne verremo fuori, non lo so. Abbiamo deciso di venire in questa... cos'è esattamente? È una... praticamente fa dolci. Padaneria. Una padaneria, una concorrente della padaneria molto diffusa. E c'è tutta questa bella roba qua. Io ho preso anche questo bibitone non ben identificato a qualcosa. Non era neanche male. Loro si sono fatti prendere la birra e vedete ci sono anche i panini, specie di hamburgerini, così. Signori, questa sera siamo andati fuori a mangiare, vedete tutte le facce sorridenti, guardate proprio, sono molto contenti tutti. Questo piatto girevole è tutto piccantissimo anche, fra l'altro. Non sappiamo bene cosa abbiamo preso, ma vabbè. Voi dovete entrare nel personaggio. È sabato sera e siamo in un ristorante tipico. Gourmet, proprio. Vedete il fumo? È la versione cinese. Sì, è la versione cinese del Chanconabe, praticamente. Adesso ve lo faccio vedere un attimo. Guardate, c'è questo bellissimo pentolone con la roba dentro che... non lo so, vediamo, ci stanno cucinando qua e vedremo come andrà. Penso che ricorderete l'ultima volta che ho mangiato delle uova strane. Eccole. Ma non, cioè, se le mangi... L'ultima volta ero in Giappone, devo farle anche in Cina. Spero di non avere le stesse conseguenze, ma sono... Le piadine ci
pensavo di fare un business con questa attività al cinema, ho già capito che purtroppo le mie speranze sono finite. Ecco il risultato finale, c'è un po' di tutto dentro e i nostri piatti sono carichi, come dicevo, la versione cinese del chankonabe giapponese. Eccoci arrivati all'una e mezza, sono in stanza e come potete vedere questo è il durian, pulito, pelato, quella che vedete è una bottiglietta d'acqua dell'hotel, in più quello che alcuni miei colleghi definiscono un colottorio, che è un piccolo alcolico a 35 gradi alle erbe cinese. Non è male, quindi ho detto magari ce lo sorseggiamo con calma insieme al durian. Come vedete è ancora incelofanato e avvicinandosi si sente già l'odore abbastanza forte. Io adesso lo apro e vediamo un po' cosa succede. Vediamo un po'. L'odore è abbastanza forte, ma non così forte come pensavo. Vediamo un po' come sarà mangiarlo. Ho cambiato momentaneamente il lato della fotocamera per farvi vedere questo. Dentro c'è anche un nocciolo, presumo. Non so se sia da mangiare o meno. Diciamo che si può addentare, ma meglio di no, almeno io non ci tengo, e mangio il resto, che in effetti è di un dolce veramente buono. È veramente buono. E anche questo odore è abbastanza forte. Se venite in Cina lo dovete assolutamente provare, perché è veramente dolce. Non so spiegarvi neanche dirvi quanto sia dolce. Ma in effetti è un gusto strano rispetto a tutti gli altri frutti che ho mangiato. Questo è il mio pranzo. Allora, quello che vedete alle mie spalle è una mystery box che tu puoi comprare per soli 30 yuan e puoi vincere tante cose, le vedete lì, le cose che puoi vincere. Ovviamente non accetta i soldi, ma solo pagamenti tramite le app telefoniche. Qua in Cina sono avanti e io non posso giocare. Questa è l'evoluzione dei karaoke in Cina. Sono le cabine da karaoke subito all'entrata del centro commerciale, uno dei tanti praticamente. Qua in giro nel centro commerciale ci sono un po' di carpe coil. Sì, praticamente mi sto domandando se paghi per dargli da mangiare e poi loro se le pappano in un qualche modo. Centro commerciale piccolino, però ha un KFC e c'è una Coop, una doppia C, che è molto particolare. Ebbene, oramai è sera, sta piovendo, non è praticamente piovuto, dalle mie spalle vedete questi due bei grattacieli tamari, davanti da me c'è uno Starbucks e quello che vedete qua col maxi schermo è un altro centro commerciale che si chiama Mix, scusate. Andiamo. Cioè ragazzi, siamo in Cina, rendiamoci conto. Lo so. Siamo dentro al centro commerciale. Questi sono due miei colleghi, il Mix. Ciao ragazzi. Io volevo chiedere a Burlon quanto ha sudato oggi. Tantissimo, una sudata che non me l'avete idea. Perché oggi è domenica e lui è andato a lavorare. Ci siamo andati a lavorare, però ci scendeva la goccia. La goccia anche sui lobi delle orecchie mi ha sudato. Vabbè, comunque ve lo faccio vedere, è abbastanza grande, c'è anche un Pizza Hut là dietro. Notate che anche qui c'è la Lego, però ci sono anche
dei concorrenti della Lego trovato nel supermercato, che sono praticamente identici ai Lego ma hanno un altro nome. Il cinema IMAX. Qua ce l'hanno. C'è anche Venom. Stiamo andando via dal mix, ma hanno acceso l'attore di internet. Si vede in lontananza dal mio hotel, come tutta questa zona, e praticamente tirando giù quella mi hanno detto che non va più internet in tutta la città. Dietro di me è lo Starbucks e adesso cerchiamo di recuperare un taxi. Parlavo proprio poco fa degli incidenti, tutto quanto, e alle mie spalle, lo potete vedere lì, c'è stato proprio un incidente. Non l'abbiamo visto perché siamo appena arrivati. E così siamo giunti all'ultima notte in questo hotel, che praticamente è anche l'ultima notte di Changsha. Domani mattina ancora una cappatina al lavoro e poi si piglia l'aereo per tornare in Italia. È stato un viaggio molto intenso, non so se avete visto il cambiamento di fisico che ho avuto, nel senso di stanchezza ovviamente. È stato un bel viaggio, mi è piaciuto, la Cina mi è piaciuta, è stata bella, ho trovato, come ho già detto, belle persone, molto cordiali e disponibili. Sono un po' fatti a modo loro, ma perché non li capiamo, e sì, mi piacerebbe ritornarci per un viaggio, proprio un viaggio, quindi godermi la Cina, non lavorandoci, ma proprio vedendo certi luoghi e certe persone anche, conoscendole, magari fermandomi con più tempo a chiacchierare con loro. Adesso, come ho già detto, vado a dormire e poi ci ritorno in Italia. Vabbè, io ho fatto una volta. Gli hai chiesto di cambiare il tuo vetro protettivo per un totale di ben
10 rimimbi montato. Praticamente sono 12 euro. No, no, scusa. Sono 1 euro e 2. 1 euro, sì, un euro, sì, infatti. 1 euro e 20 centesimi. Sì, ma soprattutto lei fa una cosa che tu in Italia non farai mai. Lo centra perfettamente. Ah, io sono anni e anni e anni che ci fa. Guarda. È un mostro. Toglie tutta la statica sul vetro, così è a posto. Sì, ma te lo centra anche perfettamente. Che manualità. Ne farà 10 milioni. Guarda. Boom. La magia è fatta, guarda. Dal centro l'ha fatto, adesso toglie, metti così che toglie il volo. Nelle nostre zone sarebbero bestemmie che piovono ogni tentativo. Thank you. Top del top. Bene, siamo finiti dopo l'orario di lavoro a prenderci un caffè. Ciao Mali. Hi. E a prenderci un caffè in questa caffetteria con strumentazione totalmente italiana. C'è anche il purificatore dell'acqua. Salutiamo tutti. E ciao. Praticamente ciao. Adesso ci prepareranno il caffè italiano e dovrebbe venire anche bene, vedete, il purificatore ve l'ho già segnato. Ci stanno pesando i chicchi e macinandoli sul momento. Quindi perfetto. Good. Adesso spero di segnarmi bene il nome, così magari se doveste mai venire qua sapete dov'è. Sì, non vi preoccupate, fanno anche l'espresso. Oggi è stata una giornata clamorosa, nel senso che finalmente, dopo tanti giorni, probabilmente anche qualche settimana, siamo riusciti a tornare in hotel a un orario decente, verso le 6, e questo è già molto positivo, non capitava, come dicevo, da molto, e allieta il morale, soprattutto mi permette di rompervi le scatole qualche minuto. Prima cosa, ieri sera abbiamo dovuto prendere ben 3 caffè, in realtà 4, ma il quarto l'ho bevuto giusto un sorso, e iniziava a diventare pesante la cosa, quindi abbiamo detto basta, però sai, volevano farceli assaggiare tutti, e quindi vabbè. Un'altra cosa, non so se da alcuni video stradali che vi ho mostrato avete notato che molte macchine non hanno le targhe. Ebbene, non hanno le targhe per un motivo. Quando le comprano, loro le ritirano immediatamente. Cioè, la macchina giustamente è lì, la prendi e via. Non assolutamente compatibile con quello che abbiamo, la legge, almeno che noi abbiamo in Italia. Infatti, loro la prendono e possono girare fino a un mese senza avere la targa, che questa arriverà poi. Noi in Italia dobbiamo motorizzazione, avere la targa, avere l'assicurazione, pagato il bollo e tutto, se no a momenti non ti danno proprio neanche la macchina che tu però hai già pagato in anticipo, quindi siamo, non lo so, vabbè. Comunque questo ha spiegato il mistero delle macchine senza targa, che sembravano quelli che volevano fregare i velox o cose così, che peraltro non ho visto, quindi, cioè, se non nelle superstrade o autostrade che flashano ogni tanto e via. Ma rapidamente un'altra questione. Vi ho già parlato, probabilmente, che nell'azienda dove sono a lavorare i bagni sono una cosa pestilenziale, veramente pestilenziale. Infatti, a quanto mi hanno detto, ho capito io, correggetemi se sbaglio, non hanno le fosse biologiche. Pertanto, loro intanto utilizzano poca acqua quando tirano il cosiddetto sciacquone, però tutto rimane lì. Non hanno neanche lo scopino per pulire il cesso, capite? Tanto per dire. Quindi rimane questo bello odore in giro e la carta igienica non la buttano nel water. Anzi, per farvi questo, mi avvicino al bagno della stanza per farvi vedere che è totalmente diverso da quello super tecnologico giapponese.
potete guardare, è un bagno classico, addirittura due cose di carta igienica, che però notate il cestino bene, praticamente dovrete usare quello teoricamente, ecco, perché c'è questo sanitary bag. Adesso non so se si riesce a inquadrare bene, però c'è questo sanitary bag in cui voi dovrete mettere la vostra carta igienica utilizzata e poi la signora delle pulizie ve la porterà via. Io non so come funzioni nelle case cinesi, non ci sono mai stato, però non è che sia una gran cosa per noi occidentali, legati molto all'igiene. Soprattutto mi ricorda problematiche che hanno poi portato alla diffusione di grandi malattie a livello globale in Europa, parlo ovviamente dei secoli scorsi. Ma questo è un altro discorso, perché secondo me la Cina mira a eliminare il più possibile i propri cinesi. Cioè se ne frega delle situazioni sanitarie, tanto dice uno più uno meno, siamo quasi 2 miliardi, fa poco. Massimo, è veramente strana questa Cina, perché comunque mi sento veramente lo straniero. Cioè, mentre in Giappone o comunque in altri paesi dove sono andato non hai la sensazione di essere quello strano, quello fuori dal mondo, qua in Cina sei veramente quello fuori. Cioè proprio ti rendi conto che c'è qualcosa di veramente diverso rispetto a quello a cui tu sei abituato. E è particolare questa sensazione ed è strana in effetti, però è anche interessante provarla su se stessi ogni tanto, anziché essere quello che giudica lo straniero, diciamo così.